The island Pitachap, one of the four municipalities of Molise on the sea. More precisely, we are in Pitachap town, and this is its beautiful Belvedere, from which you have a truly wonderful view, from the mountains of Mayala to the Gargano Promontory, passing through the Tremiti Islands. We leave behind us the square with the church and go down to Pitachap Marina. Here, we see a small house with a walkway towards the sea. It is the Environmental Education Center. The project Tourist for All has made it possible to restore these structures, which are key to promote the knowledge of these places. For this purpose, a visual tactile map has been created, which allows visually impaired people to have complete information about this microecosystem. Montenero di Bisaccio in Pitachap has the village inland and the marina on the coast. It has a very well-equipped tourist port and therefore needs modern and accessible infrastructures, such as those that have been provided by this project, toilets and a recharge point. Finally, we move to Capo Marino, which preserves a special coastal habitat made of white beaches, sandy dunes, and Mediterranean scrub. Also in Capo Marino, the project Tourist for All has allowed to enhance accessibility to the sea through four visual tactile maps, one for each access to the sea, passing through the three beaches. La chiesa di Santa Maria del Mare di Campomarino è una chiesa romanica databile al XII-XIII secolo. L'edificio ha origini medievali, ma la struttura originaria è andata quasi del tutto perduta a causa dei rovinosi terremoti che hanno interessato l'area molisana nel corso dei secoli. Il Tria descrive la chiesa medievale come assai deforme e mantenuta a tre navi ad opera greca. Si può ipotizzare che la chiesa avesse impianto basilicale a tre navate e triabsidata, con una volumetria esterna che in Molise trova riscontro nelle chiese di Santa Maria della Strada a Matrice e San Giorgio a Petrella di Fermina. Lo stesso tipo di struttura la si può ritrovare nella chiesa di San Nicola Guglionesi e nella chiesa di Maria di Petacciano. La vicinanza stilistica con queste chiese lascia supporre che la cripta di Santa Maria Mare sia stata costruita nel XII secolo. Il nome della chiesa sarebbe dovuto alla vicinanza al mare. In epoca medievale la linea costiera dell'Adriatico era piuttosto arretrata rispetto ad oggi e giungeva fin sotto le pendici del colle su cui sorge Campomarino. Dopo il violento terremoto del 1456 che colpì l'intero Sannio, la chiesa fu fortemente danneggiata. L'unica struttura che rimase del tutto intatta fu la cripta. L'aspetto attuale della chiesa è frutto della riedificazione voluta nel 1710.